Buongiorno a tutti, una giornata veramente speciale in quanto siamo in compagnia di Fabrizio Adornato. Ciao. Ciao, buongiorno. Benissimo, allora maresciallo capo dei Carabinieri, poi in compagnia anche dello storico Gigi Picetti. Storico per l'età. Per l'età, ma direi anche organizzatore culturale. Beh, soprattutto nel senso del volontariato, per far capire ai ragazzi in che mondo sono. Quindi volontario comunque quello che lo fa gratuitamente, poi invece ci sono altre figure professionali, adesso in questo momento mi vengono in mente i servizi sociali, gli assistenti sociali, che loro però sono pagati e spesso il loro lavoro come lo svolgono, secondo la tua esperienza, secondo la tua conoscenza? Però bisogna scindere le due cose, cioè quello che è la mia professione e non riguarda questo caso è quello che in realtà sono io, Adornato Fabrizio. Io parlo per Adornato Fabrizio, tu prima mi hai presentato come maresciallo dei Carabinieri, ma non sono qua in veste di maresciallo dei Carabinieri, io sono qua in veste di Adornato Fabrizio e quindi parlo per Adornato Fabrizio. Come sociali, cittadino? Sì, sì. I servizi sociali non funzionano, o se funzionano, funzionano male. Parlando della realtà cittadina genovese, io ritengo che non si possa continuare ad andare avanti su questa strada per quanto riguarda i servizi sociali, perché fanno più male che bene. Quando si attivano, in generale io parlo, quando si attivano tardi, si attivano se c'è un interesse e si attivano sbagliando nella stragrande maggioranza dei casi. Io parlo anche per esperienza personale, ritengo che non sia questo loro comportamento, questo loro modo di agire, non è determinato sì dall'incapacità, sì magari dalla poca preparazione, ma anche e soprattutto dal fatto che se sbagliano non pagano, e quindi l'impunità, l'essere comunque certi che nessuno potrà mai presentarti il conto per quelli che sono stati i tuoi errori, oppure comunque fare in maniera tale che questi errori che vengono commessi non si commettano più da parte delle stesse persone o da parte di altre persone, sempre comunque facenti parte quella categoria di lavoratori. Ecco, io ritengo che questa impunità che c'è, che non riguarda solo, in Italia sono due categorie di lavoratori che non pagano per i loro errori, i magistrati e i servizi sociali. Tutti gli altri politici, il cittadino normale, prima o poi comunque la giustizia li prende e farà sì che se hanno commesso dei reati vengano puniti. Loro no. E questo secondo me è la base delle difficoltà che poi i servizi sociali creano al cittadino, al di là del fatto che magari fanno le cose sbagliate e quant'altro. Ecco. E quindi...